Amici di Inter, fan TV, cuori forti nere azzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news. Tante notizie, ma partiamo da Napoli-Inter perché torna il campionato. È già tornato il campionato perché è iniziata la giornata. Il video lo registro prima di Roma-Torino, ma si sono già giocate altre tre partite. La Lazio ha vinto in rimonta sul Brescia, ridotto in 10 uomini, Immobile prima sul rigore e poi nei minuti di recupero, quindi Lazio che va a 39 e deve recuperare sempre la partita col Verona di febbraio. Poi la SPAL che ha vinto, anzi ha perso la SPAL in casa col Verona, anche qui SPAL in 10 uomini, il Verona vince 2-0 in casa della SPAL e poi il Genoa con il nuovo allenatore, con Nicola, che vince 2-1 sul Sassuolo, 2-1 per il Genoa. E dal Genoa arrivano le prime notizie in ottica anche Inter e anche in ottica mercato, perché Radu è andato in panchina, quindi Perin titolare, e aveva detto Nicola devo scegliere e poi su chi sceglierò, su chi punterò voglio poi insistere, quindi non sarà un continuo ballottaggio per il portiere. E quindi c'è la possibilità che Radu possa anche andare via dal Genoa e anche non solo tornare all'Inter, ma restarci, perché si parlava di Radu in ottica prossimo anno. Ricordo che Radu è un giocatore che ha i parametri, rispetta i parametri per giocatori tesserabili anche nella lista europea come giocatori cresciuti nel vivaio, perché ha fatto almeno 3 anni prima dei 21. E quindi se viene inserito Radu si può togliere Padelli, già non c'è Berni, quindi l'Inter avrebbe comunque due portieri. Ricordo che in UEFA poi si può mettere il terzo portiere se c'è l'infortunio di un portiere durante la stagione, con Radu e non Padelli si libererebbe un posto e quindi l'Inter, non so, prende il centrocampista, lo può mettere in lista senza togliere un altro centrocampista, perché Radu va nei giovani, o meglio nei giocatori cresciuti nel vivaio, quindi nella lista con Biraghi, con Di Marco, poi ovviamente se ne possono avere massimo 4 e comunque l'Inter al momento ne ha 2, Biraghi e Di Marco. L'altro giocatore del Genoa è Pinamonti, quindi può partire anche Pinamonti dal Genoa, anzi è anche più probabile di Radu stesso, perché Pinamonti non è andato nemmeno in panchina. Per Pinamonti ci sono le due possibilità, come per Radu, cioè o andare all'Inter, ma è improbabile visto che l'Inter comunque in attacco deve prima cedere un attaccante, Politano, Gabigol, e comunque insegue un vice Lukaku di esperienza, quindi non è arrivato Dzeko. Oggi anche Lampard ha parlato, l'allenatore del Chelsea, di Giroud, aprendo una possibilità però alle giuste condizioni, quindi diciamo che al momento non è la priorità dell'Inter l'attaccante, quindi Pinamonti potrebbe comunque andare in prestito, visto che ad oggi non è un giocatore dell'Inter a differenza di Radu, c'è un gentleman agreement col Genoa, Genoa che potrebbe girarlo in prestito, e si parla proprio di Verona o della SPAL o comunque squadre di Serie A. Quindi detto delle partite e di Radu e Pinamonti, torniamo invece al mercato con la conferenza di Conte e quindi anche a Napoli-Inter. Sulle scelte non si è sbilanciato, quindi diamo sempre Godin favorito su bastoni, con De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, Candreva più di Lazaro a destra e Biraghi più di Di Marco a sinistra, Brozovic, Sensi dal primo minuto, 6 ottobre, 6 gennaio, tra l'altro dopo 3 mesi tornerebbe titolare da Inter-Juventus, il terzo più vesino di Gagliardini, ma anche lì è un ballottaggio ancor più di Godin bastoni, davanti Lukaku, Lautaro. Al Napoli Gattuso ha confermato che non si rischierà Koulibaly, Mertens addirittura è in Belgio per curarsi da uno specialista di fiducia, così come mancheranno altri giocatori soprattutto nel reparto arretrato, e quindi la formazione confermata, quella che dicevamo ieri, probabile, con Zielinski,
Fabian Ruiz e Allan a centrocampo. Fabian Ruiz recuperato, ha avuto la febbre in settimana, ma dovrebbe giocare. E Calecon, Milik e Insigne davanti. Luperto favorito sulla soluzione di Lorenzo centrale a fianco a Manolas, più Luperto che di ruolo, anche se ha provato Di Lorenzo, e quindi c'è qualche altra opzione, ma dovrebbe giocare Luperto davanti a Meret con Manolas, fuori anche Maximovic, tra l'altro, oltre a Koulibaly. Domanda specifica a Conte su Vidal: non mi piace parlare di altri giocatori che militano in altre squadre per rispetto a lui e alla sua società, oltre che i miei calciatori. Non l'ho fatto in passato e non lo faccio ora, quindi Conte non vuole parlare di mercato, e quando gli viene poi richiesto, sia su Asamoah, sia sugli acquisti, sulla condizione fisica di Asamoah, dice sulla questione medica è giusto che risponda il settore medico. E quindi non entra nello specifico ricaduta, infortuni, eccetera. Per il resto, noi abbiamo fatto una valutazione. La società sa benissimo qual è, e lo abbiamo detto già negli altri video. L'altro ieri ha parlato anche Oriali, dicendo che loro comunque la loro indicazione è quella di ampliare la rosa. Io sono qui per valorizzare quel che ho a disposizione, ha detto Conte. Il club conosce la situazione e prenderà delle decisioni che saranno comunque positive. Da qui alla fine della finestra di mercato non risponderò a domande su questo aspetto perché spetta al club rispondere. Ripeto che abbiamo fatto delle valutazioni e la società prenderà la decisione migliore per il bene del club. Quindi abbiamo detto dell'attaccante con Gabigol, Politano, restano sempre vive le piste per Politano, più la Fiorentina della Roma, visto che la Roma non sta trattando Cengiz Under, almeno fino ad oggi in uscita. La Fiorentina, che ha già provato a prenderlo in estate, potrebbe tornare sul giocatore e quindi anche riabbraccerebbe Iachini, che lo ha già allenato al Sassuolo. Politano, che comunque sarebbe una cessione per circa 25 milioni, così come la stessa cifra l'Inter potrebbe avere per Gabigol, quindi però non al Flamengo, che offre meno di 20 più magari una percentuale sulla rivendita, ma dall'Inghilterra. In Inghilterra adesso hanno scritto anche del Chelsea. Vediamo, si è parlato del West Ham, si è parlato di altre squadre. Adesso si entra veramente nel vivo del mercato di gennaio, e comunque il giocatore vorrebbe rimettersi in gioco in Europa, e vediamo se la Premier League sarà il suo prossimo campionato. Io credo meno al Chelsea come soluzione per Gabigol, perché lì non sarebbe titolare, almeno credo, e quindi diventa un po' più complicato scegliere proprio una squadra dove poi troveresti poco spazio. Però da Gabigol e Politano dovrebbero arrivare i soldi per poi andare a sostituire lo stesso Politano in rosa per gli attaccanti, ma soprattutto per andare sul centrocampista e sull'esterno di sinistra. Poi ovviamente Conte ha parlato anche del percorso che l'Inter sta facendo, di non dare mai niente per scontato, i 42 punti come una grande un grande, diciamo, risultato raggiunto finora, la responsabilizzazione dei giocatori che nelle difficoltà hanno dato anche di più, hanno preteso di più, hanno alzato la l'asticella personale. L'Inter, che continuerà invece ad alzare l'asticella di squadra sempre di più, non parlando di un obiettivo, ma l'obiettivo è quello di andare a migliorarsi. Anche quando gli chiedono dell'1%, la possibilità di vincere è aumentata. Non abbiamo ancora finito il girone d'andata, è difficile da dire, stiamo acquisendo credibilità e dobbiamo lavorare su questo. Quindi la credibilità, quando riesci a essere stabile, di solito puoi mettere mattoncini su mattoncini per alzare il livello e magari guardare più in là. Quindi, tra l'altro, la Lazio in questo momento è in piena corsa, anche la Lazio, perché è a 39 punti con le stesse partite oggi di Juventus e Inter, perché la Lazio deve giocare col Verona a febbraio, l'Inter e la Juventus il 6 gennaio, lunedì pomeriggio la Juve col Cagliari e l'Inter la sera
a Napoli. Andiamo ad altri discorsi regolamentari, perché mi avete chiesto in tanti delle liste dell'extracomunitario, come si calcolano gli extracomunitari. Allora, intanto sugli extracomunitari ci sono delle regole, sì, scritte, ma diciamo anche interpretabili per quanto riguarda soprattutto i giovani, gli under 19, insomma, sono dati che vengono definiti sensibili, quindi le società, diciamo che non c'è una lista ufficiale, a differenza, non so, della lista, per la Serie A e per l'Europa dei 25, cioè i giocatori cresciuti nel vivaio, i giocatori della lista B, queste sì, questa è la lista, dell'Inter per quanto riguarda, l'Europa, con la lista B, in azzurro vedete i nuovi acquisti di quest'anno. E quindi anche Godin e Sanchez extracomunitari, ma Godin che aveva un passaporto comunitario e quindi diciamo Sanchez tra gli extracomunitari. Ma ci torniamo, partiamo prima dal discorso della sostituzione. Dicevo, Radu può prendere il posto di Padelli, e quindi Radu però andrebbe qui nei giocatori del vivaio come Biraghi e Di Marco, quindi il posto di Padelli nei primi 21 lo può prendere un acquisto anche di un altro ruolo, non so, un centrocampista o l'esterno di sinistra. Il secondo, se arriva il secondo acquisto, il centrocampista o esterno di sinistra, deve invece sostituire un altro, quindi non so, l'esterno di sinistra potrebbe sostituire Asamoah, e il centrocampista invece aggiungersi agli altri, oppure il contrario, oppure il centrocampista sostituire Borja Valero, invece lasciare Asamoah e aggiungere il terzino, questo sempre nel caso di Radu, che però non è scontato. I cambi che possono essere fatti sono sempre tre nella lista europea, non di più, quindi se l'Inter prende il centrocampista, l'esterno di sinistra, l'attaccante, non puoi mettere anche Radu perché comunque è un cambio, non puoi fare quattro cambi, in Europa ne puoi fare massimo tre. Che c'è da aggiungere sulle liste 17 più 4 più 4? Vi ricordo, tra l'altro, tanti non hanno in Europa i giocatori cresciuti nel vivaio. Ecco che è cambiato in Europa il regolamento per quanto riguarda i giocatori che hanno già fatto almeno una presenza nella stessa coppa. Si può giocare tranquillamente, quindi si può cambiare squadra e giocare anche in Europa. Per esempio, l'Inter prende un giocatore che ha fatto l'Europa League, anche se va in Europa League, questo giocatore può continuare a giocare in Europa League. Quindi è cambiato questo dall'anno scorso, è un altro piccolo cambiamento. Quindi massimo tre cambi nella lista europea. Andiamo alla questione un po' più spinosa. Dicevo 17 più 4 più 4. 4 sono quelli cresciuti in un vivaio nazionale. Dai 15 ai 21 anni, almeno 3 anni, e qui questi l'Inter li ha, ne ha tanti, da Gagliardini, Ranocchia, cioè sapete che ormai ce ne sono, D'Ambrosio, una decina, e non c'è problema. Quelli cresciuti nel vivaio, invece, se tu ne hai uno, fai 21 più 1, 22, come la Juventus con Pinzolio; se ne hai due, come l'Inter, Biraghi e Di Marco, fai 21 più 2, arrivi a 23. Se ne hai 3, non so, arriva Radu, fai 21 più 3 e arrivi a 24. Se ne hai 4 è il massimo, puoi fare 21 più 4 e hai una lista di 25. In lista B invece vanno tutti i giocatori under 21 che hanno fatto almeno 2 anni nel club e quindi ne puoi mettere quanti ne vuoi, si può aggiornare anche durante l'anno quella lista. Abbiamo visto che l'Inter nella prima parte aveva scelto due portieri, Pozzer e Stankovic, più Pirola come difensore, Schirò come centrocampista e poi Esposito, che a tutti gli effetti è un giocatore di prima squadra, però ha fatto 2 anni nell'Inter, sì, è sotto i 21 anni, sì, quindi va in lista B perché libera posti, o meglio, non occupa un posto nei primi 17 più 4, nei primi 21. Dicevo, andiamo alla questione un po' più complicata, se non è stato complicato finora, che è quella degli extracomunitari. Perché dico che è un po' più complicata? Per il motivo che vi accennavo prima, cioè il fatto che non c'è una lista. Se andate sul sito della Lega Serie A, c'è la lista dei giocatori,
inseriti da una società e considerati under, perché poi vi ho parlato della lista europea, nella lista italiana è stata un po' annacquata la regola, se sei un under 23, non un under 21, puoi andare fuori lista e ne puoi schierare quanti ne vuoi, addirittura nati dal 1 gennaio 97, ma questo solo in Serie A. Però ci sono le liste. Sugli extracomunitari no. Come si considerano? Allora, ci sono tre tipologie di giocatori, tre tipologie di squadre. Le società che hanno o 0 o 1 giocatori extracomunitari, stiamo parlando quando si fotografa la situazione, al 30 giugno 2019 in questo caso. La prossima volta si fotograferà al 30 giugno del 2020. Quindi il mercato di gennaio è all'interno della stagione 2019-20 e fa fede la fotografia del 30 giugno 2019. Se hai 0 o un extracomunitario, si possono acquisire, se ne hai 0, 3 giocatori extracomunitari. Se ne hai 1, 2, per arrivare a 3. Per chi ne ha due, può comprarne altri due senza alcun vincolo, a patto che vi sia una sostituzione, quindi cedendone uno. Se invece ne hai più di due, ed è stato il caso dell'Inter negli ultimi anni, adesso si è ridotto il numero, ma noi dobbiamo pensare al 30 giugno 2019, quindi Miranda c'era ancora, Dalbert c'era ancora, oltre agli Asamoah, il Lautaro Martinez e altri giocatori su cui si potrebbe anche avere qualche dubbio, non so, lo stesso Gnucurì, per esempio, che non ha avuto l'autorizzazione negli anni scorsi, sapete, ha avuto vari problemi, però è sotto contratto. Però al di là adesso dei casi col punto interrogativo, sono più di due, al 30 giugno erano più di due, Lautaro, Asamoah e Miranda, sicuri, così come lo stesso Dalbert. Quindi cosa succede a chi ne avesse più di due al termine della stagione 18-19, quindi al 30 giugno 2019, che può comprarne altri due fuori dai confini italiani, a patto che uno sia una sostituzione, quindi di un altro giocatore extracomunitario, mentre l'altro debba rispettare un vincolo sulle nazionali. Per vincolo sulle nazionali si intende che abbia presenziato a 5 partite della sua nazionale di categoria o almeno a due partite nell'ultimo anno, quindi o a 5 in tutta la carriera oppure due nell'ultimo anno. La cessione di un extracomunitario libera un posto solamente se questo viene ceduto a titolo definitivo all'estero o se viene svincolato oppure abbia acquisito un passaporto comunitario entro l'inizio della stagione 2019-20, quindi non in corso. I trasferimenti, ovviamente, bisogna specificare che i trasferimenti Serie A, non va, cioè non ci sono limiti. Se uno prende un extracomunitario dal Genoa, dalla Juventus, da un'altra squadra della Serie A, puoi fare quello che vuoi. E non so, c'è il caso della Juventus, Romero o altri giocatori, insomma, dalla stessa Serie A. Quindi questo è quello che è chiaro. Quello che invece è un po' più complicato e sui giocatori extracomunitari under 19 che sono stati tesserati dalle squadre magari in un periodo anche senza contratto professionistico, sono spesso degli esuberi per le squadre della primavera e quindi erano a volte considerati giocatori che liberavano posti, altre volte no. Adesso c'è stato un giro di vite e quindi necessitano di almeno 3 anni da professionista prima di poter liberare un posto. E quindi, diciamo, se uno ha fatto 3 anni da professionista under 19, è già un po' diverso rispetto a prendere dei giocatori e averli solo per liberare il posto. Torniamo alla situazione però del mercato che interessa l'Inter a gennaio, perché allora l'Inter aveva Samoa, Lautaro Martinez, aveva anche, abbiamo detto, Dalbert, Miranda, poi giocatori che sono andati in prestito extracomunitari come Colidio, lo stesso Gabigol. È arrivato Sanchez,
Abbiamo detto che una squadra che ha più di due extracomunitari ne può prendere due, uno col vincolo della nazionale e l'altro con la sostituzione. Miranda è stato, ha rescisso il contratto ed è andato allo Jiangsu, quindi da svincolato è andato allo Jiangsu e libera un posto. Quindi l'Inter, prendendo Sanchez, che è un giocatore che ha le presenze in nazionale, può considerarlo giocatore della nazionale col posto svincolato, con il posto liberato dallo svincolato Miranda, ha un altro posto, ha il secondo posto che può occupare. Godin invece il passaporto comunitario non c'entra, non viene calcolato. Brasao che arriva dal Parma e quindi Italia-Italia, anche lui non ha occupato posti, l'Inter ha un altro posto. Perché viene fuori questo discorso? Perché Vidal ha il passaporto da extracomunitario, così come il passaporto extracomunitario anche Marcos Acuña. E quindi è nata una discussione con alcuni. Adesso non so se avete letto i messaggi su YouTube. Dice: ma allora perché nessuno dice che l'Inter, se prende Vidal, poi non può prendere anche Acuña? Almeno io non l'ho detto in altri video, uno perché, come vedete, ci sono delle situazioni dove magari poi scopri che un giocatore è stato liberato. Per esempio, c'è il caso dell'Atalanta che ancora oggi non è, quest'estate non era chiarissimo perché aveva preso tre giocatori, cioè Malinovskyi, Muriel e poi Arana. Dice: ma tanto ne può prendere due con la situazione dell'Inter, perché aveva più di due extracomunitari, come ha fatto a prenderne tre? E quindi magari può essere stato considerato Muriel un giocatore che provenisse da un club italiano. Vabbè, comunque voglio dire che sugli extracomunitari bisogna andarci molto con i piedi di piombo, però, perché poi uno cambia anche il passaporto e non l'ha comunicato, e soprattutto questi giocatori, non so, magari Vidal è un po' più conosciuto, su Marcos Acuña un po' di meno, però dovrebbe essere extracomunitario anche Marcos Acuña, così come Vidal, e quindi l'uno esclude l'altro, perché dopo Sanchez c'è un altro posto, tra l'altro è anche nazionale Marcos Acuña, ma abbiamo detto che il nazionale è già Sanchez, l'altro può essere semplicemente in sostituzione di chi? Di uno svincolato che è Miranda, e tra l'altro c'è chi considera anche svincolato un altro giocatore, Suarez, che poi è andato al Forlì, e lì bisogna capire se è svincolato oppure se è stato ceduto, però Miranda taglia la testa al toro perché basta uno che cedi uno all'estero, in questo caso, ripeto, però è svincolato più che cedi, quindi libera il posto. Quindi l'Inter ha preso il primo posto, l'ha occupato con Sanchez, il secondo lo può occupare con un altro extracomunitario, non con la coppia Vidal-Marcos Acuña, se tutti e due erano extracomunitari al 30 giugno 2019. È un po' un incastro, no? Tra giovani del vivaio, extracomunitari, eccetera. Se l'Inter andrà a occupare il posto, ne riparleremo, così che capiremo e inizieremo a escludere, ma al momento una trattativa non esclude l'altra, perché se non prendi il secondo extracomunitario dopo Sanchez, puoi anche trattare su più tavoli e poi prendere. Cioè, chiudere una delle due trattative, quindi ti puoi lasciare benissimo aperta una delle due, perché ad oggi non è né certo che arrivi Vidal né Marcos Acuña, ma che l'Inter cerca il centrocampista e che è l'esterno di sinistra sicuramente, così come vi ho detto della situazione di Radu, che potrebbe liberare un posto nelle liste. Ci vediamo lunedì sera intorno alle 20:30 per Forza Ragazzi speciale Napoli-Inter dall'Inter Club Pilade di Cologno Monzese. Un caro saluto a tutti, e spero che anche i due amici che mi avevano chiesto, Andy e l'altro amico, adesso era più recente, anzi adesso lo voglio citare perché sennò poi
mi dice che è un nome, tra l'altro, in codice da YouTube. E poi fortunatamente ci siamo capiti, abbiamo anche un po' scherzato su quelli che erano le sue richieste. Allora, eccolo qua, al Fiuccio Mitico che era partito subito con un rimprovero. Ho detto, no, io non avevo detto questo si può fare, questo non si può fare, ma di regole ne parliamo sempre, però vedete che a volte entrare nei meandri della regola non è sempre così definitivo, ecco, così definitivo. Si parla, ripeto, di dati sensibili che a volte le società non sono tenute a comunicare. Un caro saluto ancora da Michele Borrelli, sempre Forza Inter. Ciao, ci vediamo lunedì sera per Napoli-Inter. Rituffiamoci sulla corsa al titolo di campione d'inverno, platonico, ma intanto sarebbe importante per avere fiducia per il girone di ritorno. Napoli-Atalanta non sono due partite per niente facili e a Napoli l'Inter non vince in campionato dal 1997. Ciao, è sempre Forza Inter, iscrivetevi al canale e fatelo conoscere ai vostri amici interisti.